Ciao ragazzi, sono sempre MazzeTes, questo è il secondo video di Mindtest. Qua intanto è sorto il giorno, il sole sta sorgendo all'orizzonte e il cotone non ha ancora avuto assolutamente voglia di crescere. Allora vi dico che inizierò a vedermi qua intorno, a guardare qua intorno se per caso c'è un posto interessante per fare una casetta. Tipo, ecco qua. Un albero di banane, ragazzi, ragazzi. Questi alberi sono abbastanza rari da trovare. E sono l'unico tipo di albero che sei sicuro che dà frutti commestibili. Ho l'inventario pieno qua, togliamoci qualcosa. Comunque, quindi piantarli davanti a casa sarà una cosa molto comoda perché danno dei frutti. Sono più scomodi delle piante dell'orto, però sono comunque molto comodi. Quindi mi piace, questa serie è iniziata abbastanza bene. Ho tre piantine dei banana tree. Ho una banana. Mangiamoci una banana. Non succede niente. Ah, ecco, no, scusate, stavo laggando. Infatti mi facevano postare comunque come zona, stavamo guardando come zona se è papabile, se è cardinabile. Oh, ai, c'è una grotta. Questo è molto buono perché abbiamo bisogno assolutamente di carbone, questo è carbone. E quindi noi ce lo prendiamo. E qua è molto buio, non sto vedendo se c'è del carbone, qua c'è del carbone, benissimo. Del carbone, del ferro, ragazzi. Sì, mi piace come sta iniziando questa serie. Che poi la serie non è di Mindtest. Però vabbè, comunque mi piace come stanno venendo questi video di Mindtest perché la partita inizia già interessante. Il carbone è praticamente indispensabile perché serve per fare le torce. E le torce servono per illuminare luoghi bui, naturalmente, tipo là sotto. Dove altrimenti è abbastanza inutile andarci perché rischi di non tornare più perché non vedi niente. Quindi, oh, quanto carbone! Felicità suprema. Speriamo che intanto il cotone stia crescendo. Perché essendo un mondo praticamente infinito, cioè una grande un'immensità, gli oggetti funzionano solo se tu ci sei vicino. Perché altrimenti far funzionare degli oggetti lontanissimi da te richiederebbe troppe risorse al computer e quindi fanno funzionare solo gli oggetti vicino a te. Quindi il cotone, insomma, in soldoni cresce solo se gli sto accanto. Però questo stargli accanto non so quanto sia. Ah, ecco, vedete, è un po' cresciuto, non è ancora cresciuto del tutto, però questi due sono già a metà. Sono già a metà. Insomma, abbiamo trovato del carbone, però stavamo cercando un posto dove costruire una piccola casetta, un luogo dove riposare le stanche membra, insomma. Allora, qua riprende con della sabbia, però è una cosa interessante oppure no? Questo bisognerà vedere. Oh, anche quello è un minerale interessante, ma adesso non lo prenderemo. Perché stiamo pensando a tutt'altro. E ora come ora non ci interessa granché. Qua c'è una grotta con acqua. Ecco, forse qua potrebbe essere interessante fare una casetta da queste parti. Sì, magari spianando qua. Qua c'è qua c'è l'entrata di una grotta. La grotta quella con l'acqua. Là c'è dell'altro carbone, ma devo prima farmi un altro piccone. Se no, ecco di qua. Spero di ricordarmi poi dopo come arrivare al cotone. Qua, assolutamente, assolutamente qua, se mi piace. Bello, bello, bello. Allora, noi facciamo che per ricordarcelo facciamo una. Ehi. Facciamo
Facciamo una colonnina che di sicuro non si vedrà. Allora, noi facciamo che metterci anche del legno. Così, boh, ci faremo molto male cadendo, credo. Dov'è il cotone? Credo che sia laggiù il cotone. Adesso andremo a vedere, ma comunque dovrebbe essere laggiù. In più, facciamo che mettere una torcia qua. Sì, ne ho create molto di più di una. Così si vede anche di notte. Adesso ci faremo molto male, io spero che non moriremo. Ecco, no, non siamo morti. Banane ci recuperano la vita. Adesso torniamo al nostro cotone, dopo aver trovato il posto dove fare la casetta. Cotone. È molto comodo come luogo comunque, perché sia la sabbia del deserto che la sabbia che l'acqua ci saranno comunque molto utili. E in più è una zona pianeggiante dove possiamo comunque farci un orticello, eccetera, eccetera. E abbiamo un margine comunque di espansione. Naturalmente non è ancora cresciuto, credo che metteremo a posto tutta questa zona qua. Però magari la metto a posto quando sono... quando non sto registrando off camera. Perché non ha molto senso per voi vedere che metto a posto tutta questa zona qua. Allora, noi abbiamo preso Ah no, non era del ferro, scusatemi ragazzi, era del rame. Comunque, noi avremo bisogno assolutamente del ferro per fare per piantare, insomma, per piantare le cose avremo bisogno del ferro. Quindi adesso noi non abbiamo neanche più la legna, cioè la pietra, perché l'abbiamo messa tutta là, furbo come sono. Così dovremo farci uno squinternato piccone di legno. E spacchiamo un po' di roccia così da arrivare magari a trovare un po' di ferro qui nei dintorni. Questa deve essere della tin. La tin serve per una modifica che è la modifica che si chiama Technic, che aggiunge delle macchine industriali, diciamo così, tra virgolette. E solo che non ci serve ora come ora. Cioè la prenderemo magari in un secondo momento, ma adesso ci serve di più il ferro e il carbone. Perché siamo proprio agli inizi. Poi dopo quando avremo bisogno di costruire quel tipo di macchinari, cioè quando magari avremo già trovato i diamanti. Io sto usando la versione 0.4.6, come potete vedere dal numerino lassù in alto, che poi adesso... Beh, se mi giro faccio solo girare la camera, ma non indica. Comunque là in alto a sinistra si vede. E ho attivato sia la modifica, che non è una modifica. Ci sono delle impostazioni nella 0.4.6 che servono per aggiungere i dungeons, che sono delle specie di strutture sotterranee fatte con della pietra col muschio, che sono molto interessanti. A differenza di Minecraft non vi è nulla là dentro. E l'altra aggiunta che... l'altra opzione che si poteva attivare o meno era quella di creare le giungle. Io le ho attivate tutte e due. E anzi ho attivato anche il fatto che si generino le isole, le floating island, cioè le isole fluttuanti, che però si trovano nel cielo molto in alto, quindi vedo se ci arriveremo. Cioè, boh, probabilmente non ci arriveremo. Ma non sono granché interessanti, perché non c'è nulla. Cioè, ci sono magari degli alberi, dei fiori, così sospesi nell'aria. C'è una modifica che ha alberi e fiori, cioè ha le isole fluttuanti, ma più interessanti, che si chiama Floating Island. Appunto, e ha dei minerali, dei materiali diversi comunque lassù. No, là c'è ancora il giorno, quindi credo che potrò... Andiamo, già che siamo su, andiamo a vedere un attimo come sta il nostro cotone, così da farci magari un lettino.
No, è cresciuto quel pezzetto in più, ma poi è naturale, come l'acqua quando vuoi che bolla, non bolle mai se la guardi. E così anche il cotone. Allora noi facciamo che andare a cercare il nostro ferro, che tra l'altro non stiamo trovando, nonostante siamo andati giù abbastanza. Non mi ricordo da che livello inizia a essere generato il ferro, però non è tanto in basso comunque che si genera il ferro. Sarà boh a meno 20. Adesso noi siamo a meno 16. Magari ci va ancora un attimino. Ah, come potete vedere abbiamo trovato una specie di caverna. Bisogna fare attenzione. Qua potremmo trovare qualcosa di interessante, ma potremmo anche farci male cadendo, eh. Quindi adesso cerchiamo di scavarci una strada per arrivare giù sotto. Ah, comunque mi scuso già, l'audio non sarà eccezionale, ma è che non ho un microfono adatto a questo, anche perché non sono stato a comprarmi un microfono apposta, non avendo ancora una carriera da youtuber, cioè non avendo una carriera da youtuber, questo è il ferro. L'abbiamo trovato, benissimo. Comunque, non essendo un youtuber professionale, professionista, professio tutto, non mi va tanto di spendere dei soldi così per fare dei video ogni tanto. Quindi, beh, la qualità non è eccezionale. Qui ci torneremo assolutamente dopo. Però adesso andiamo a prendere. Cosa andiamo a prendere? No, andiamo a fare i primi oggetti che ci servono. Cioè, il secchio. Perché voglio assolutamente potermi fare la casa più in là. Adesso è arrivata la notte, quindi indicativamente io credo che siano passati gli 11 minuti, 10 minuti, 12 minuti. Quindi di nuovo tornando qua vicino al nostro cotone, che è ancora là come prima. Oh, fra l'altro là c'è un bug. Vabbè, comunque. A presto ragazzi, ciao, al prossimo video.